prendersi l'autobus che viene da via di Monfortani, deve tagliare completamente la strada per andare a fare quella fermata, e non è praticabile, insomma, oltre che pericoloso per tutti. Invece c'era, una volta, dove c'era il vecchio capolinea del 446 in via Monfortani, c'era la fermata dove c'era il capolinea. Se mettiamo per gli autobus che devono entrare in via Trionfale, via dell'Acquedotto del Peschiera, la fermata lì, e la fermata, quella come diceva il consigliere Miglioni, prima, quella di davanti il, quella che c'è adesso, si dovranno fare 50 metri a piedi, mi rendo conto della scomodità, però si evita, ecco appunto, si evita la difficoltà di quella manovra che è pericolosissima. Ogni giorno si rischiano incidenti per fare quella manovra, oltre al fatto che è messa in una posizione che, come dice il consigliere, crea un traffico spaventoso, perché l'autobus è costretto a fermarsi in mezzo alla strada per fare quella fermata, perché non ha proprio a parte che se si accosta non rientra più, ma non riesce proprio ad entrare, perché deve, mentre si accosta, deve svicolare tutte le macchine, motorini, di tutto. Quindi secondo me è vero, se mettiamo delle pensiline per via di Monfortani e a quella di via Trionfale, che possono accogliere quelle 30-40 persone, secondo me sarebbe più pratico. Perché quella fermata è temporanea. Quella sulla possiamo sospendere questa cosa così, come vedete, per bene, quelli che vengono proposti, e facciamo un solo luogo. Perché io già ho proposto, quelli che vengono dalle borgate periferiche hanno la fermata lì davanti a Gallucci, per capire. Quelli che vengono dall'altra parte si può ripristinare benissimo la fermata davanti a Standard, nel bacio di Monfortani. Quelli che devono andare dritti, a quel punto si può ipotizzare la fermata dopo, dove sta la rientranza della zona dei Sacchetti, ognuno se andrebbe dove deve andare e se toglie, perché in effetti l'autobus niente si può chiedere a costi, perché per acquistare l'autobus dovrebbero fare un passaggio completo solo per l'autobus, che dovrebbe girare, non dovrebbe avere le macchine, mentre se subito di qua è la dritta, però non so quanto sta. Quella che c'è la ragione che si è pure complicato che si volevo mettere una verbale che su questa fermata chiediamo, sicuramente potremmo anche naturalmente chiedere, come indicava anche a Quavetta, un discorso anche di fantancio presente momentaneamente spot all'ATAC, che magari potrebbero accostare un po' di più, per evitare. Però noi chiediamo soprattutto a questo punto, vista l'importanza di quella, una fermata comunque strategica, o quantomeno quello è un punto strategico del municipio in cui comunque va individuata una soluzione per la fermata, di effettuare al più presto a questo punto un sopralluogo prima di prendere qualsiasi decisione, nel senso di dire prima, dopo, la spostiamo 50 metri più avanti, chiediamo, andiamo lì sul posto. Stefania, dico questa e mi taccio. Fino a che non siamo riusciti a mettere la fermata davanti al bar dei Carlucci, c'era il problema di sopprimere la fermata, perché chi viene dai Monfortani, dalla parrocchia, dove o andava là o andava davanti a Fermi. Allora ho detto, prima da sopprimere la fermata e di ripristinare tutto questo discorso, bisognava mettere quella. L'abbiamo messa, secondo me le cose vanno fatte graduali, abbiamo dato il tempo alle persone di conoscerla e di cominciare a utilizzarla. Oggi esistono le condizioni che chi esce, e finisco qua, chi esce dai Monfortani o va 30 metri a destra o fa 30 metri a sinistra, quella è la strada. Chi viene da via Taverna dell'A, la fermata la trova prima, se fa quell'altro, o fa comunque l'altro. E noi avremmo risolto, non dico completamente, perché in modo sostanziale la strettoia, perché comunque qua la fermata. Ah, sì, però la prima fermata via dei Monfortani il 10, ho detto prima di parlare di sottoscrizione, prima di passare, esatto, prima di parlare di soppressione, per me è importantissimo, ecco perché prima l'avevo sostenuta, l'avevo sospesa, è importante verificare se è possibile far spostare il benzinaio, naturalmente con l'interesse di quelli che saranno in un'altra area più appetibile, spostando il benzinaio, ormai di poco interesse, perché i benzinai funzionano solo se c'è un'autolavaggio e tutto, perché se togli quello si può ridiscutere tutto, ma la situazione attuale, quella fermata, se uno ci avesse il coraggio di sopprimerla e sistemarla così,
alla fine vince allora, se, allora se, facciamo un ordine del giorno specifico allora, su questo sì, io no, direi se si mette però a verbale come ha chiesto Cecini vorrei appunto fosse messo a verbale anche quello che ho sostenuto prima, che ho detto prima. Tra l'altro il fatto del sopralluogo, tenendo presente sempre l'importanza della fermata, e ora qua purtroppo non abbiamo un proiettore o altro, però il sopralluogo lo potremmo anche fare. Io ce l'ho ben presente qui. Il sopralluogo ci sono 5-6 fermate da vedere. Scusate, ne facciamo un ordine, cioè oggetto di un ordine del giorno specifico, di uno dei punti all'ordine del giorno specifico, portate la documentazione, io mi occupo adesso di mandare anche nota rispetto alle segnalazioni, iniziando da queste che abbiamo visto, compresa la fermata dell'acquedotto del Peschiarello, vediamo nello specifico, perché molti conoscono bene la questione, penso quasi tutti, qualcuno magari non lo sa, la vediamo, la risolviamo, se riusciamo a trovare pure un indirizzo comune da inviare noi in quanto commissione. A se va sua, se te, come abbiamo detto pure prima. L'avevamo messo di fare il quello praticamente. La firma, la firma. È già verbale. Praticamente i terzi diretti del deposito di appartenenza che fanno la linea. E loro fanno il sopralluogo. Poi dopo loro il sopralluogo mandano all'agenzia mobilità. E dopo loro sono costretti a dare risposta con il muso. E dopo uno decide quello che deve fare. Voi come commissione fate una sentenza.